Carissimi amici poeti, in un momento così triste e brutto, se la parola ha un senso, noi continuiamo a usarla. E quindi questa è la prima giornata Giornata Mondiale della Poesia, stabilita nel 99 per l'UNESCO, e come ho aderito ogni anno facendolo in presenza, ma da 2 anni, per via del Covid, la facciamo online. La cosa non è affatto sgradevole, perché probabilmente molte non li potremmo incontrare. In presenza l'abbiamo fatta l'ultima volta nel 2019, avevamo un poeta da Baghdad, avevamo Olimbi dall'Albania e qualche altro straniero che non ricordo, però diciamo che questo abbraccio Perez Alencar, le tue due poesie. Descabalgado ya del corcel vertiginoso, despacio siento la vida, adrede hierro la caza, y exhausto huyo de huracanes y contiendas. Me advierto presa, inocente ser, reconstruyendo asombros, como quien da un vuelco a sus afanes. Perdón, apártate de la hoguera del rencor, porque luego tendrás que alimentarla. Y no olvides que con el odio se edifica el infierno, que salta de una memoria a otra, apuntando con el índice las calamidades inventadas por el malvado Sanedrín. El refugio ideal es el perdón. Gracias. Grazie. Allora Marino, che il tuo microfono adesso ce l'hai attivato, se leggi le tue poesie, grazie. Mi senti? Sì, ti sentiamo. Ok, perfetto. Le mie morti. Caro, dovresti capire le mie morti. Sono labirinti enigmatici, cappelli da cui estrarre nuove resurrezioni. Oramai è troppo tardi e non potrò dirti le meraviglie che hai perduto, stringendomi al collo quelle tue frasi assassine. Sarei un orto bellissimo. Potrei essere rinchiusa in uno spazio infinito, bellissimo, come un orto incolto, senza rumori, tranne il seme che sboccia o il vento che scompiglia. Fossi stata almeno una corda. Chi ha scolpito labbra e viso per cantare la mia poesia? Fossi stata almeno una corda, avrei vibrato all'infinito. Grazie. Grazie Marino, grazie davvero. Un abbraccio grande. Altre volte non ci sei stato per motivi che sappiamo, e quindi dico anche a te: prepara due poesie contro la guerra per la prossima antologia. Non sarà online, ma sarà solo un libro. Ti abbraccio, ciao, buon lavoro. Grazie a te, un bacio, saluti a tutti. Ciao. Ciao. Allora, Era, tocca a te. Ok. Dikur e në cak e sot feneri ti. Lakurish zhveshur nga ngjyrat që e bëjnë njeriu një atë të zi e ja të bardhë, shpirti endet i lirë. Rrugton, pareshtur në trupin e foshnjës, sa po lindur, kërkon stre. E sa po reatohet aty brënda, të sy të kësaj krijesë se shpërthen jeta, uria dhe etja për të panjohurën. Kështu trupi fillon të lahet dhe të lyhet, me ngjyrat të paprekura më parë, por dore nuk e lëshon virgjërinë e shpirtit të lirë.
kapluar nga dëshira për diturin, shpirti mbriçon trupin ku ka ngritur shtëpin, dhe në robërinë e ti end lumturin. Grazie. La seconda? Poeti poet, trupa njërzor, endën kuturu, të zbrazët a plodrit, shfaqja i veçon, e thelbi i bashkon. Kush i bindet njërsis, ka bekimin e përëndis, poeti poet, në kopshtet e shpirtit, mbjet lullet e dritës, kokat terit ja ngritës u apret, poeti poet, është qyriri dashuris, që nuk shuhet për jetë. Poeti poet, ky diell këngë, ky vrasës si pamëshirshëm brengë, banë të dashuria, udhërrëfyesen që të çon të lumturia. Grazie. Grazie a voi. Thank you. Vladimir, che mi pare sia entrato, leggerà dopo, però un saluto perché sono contento, avevo qualche problema che... Ciao, Vladimir, lui macedone. Che io pensavo... Buonasera. Ciao. Pensavo ciao. Albanese, invece la parte greca che è diventata Grecia del Sud, Grecia del Nord, scusate un attimo l'imbarazzo. Allora, uke bush papai. Uke, sempre col microfono pronti. Microfono. Hape mikrofonin, babi. Si scorda sempre. Non si ricorda dov'è. Oh. Ecco. Gjatë atë shkurtë. Të gjatë. Ha? Të gjatë. Mi sta chiedendo se deve leggere una corta o una lunga. Gli ho detto di leggere una lunga. Lunga. Invece lunga? Che due corte. In inglese o in albanese, come preferisci? Nëse do mund ta lexosh në shqip ose në anglisht. Unë dua në shqip se në anglisht. Mirë. The title of the poem is The Time of Fleas and Thugs. It's an old poem. The poem is older than era. Koh mor hor, ëndrat e mia i shfaqen shenjat e para të mortajës. As në gjumë më zguxoj me folë, me këqyrë matan fjales, gogësime së Paris, je më timtar bythoresh. Rri rrugve, kërkoj buk, tesha për vjershat e mia, jeta qepshit më mbushin sosh, por prap se prap duhet me ndryne për arka, ashtu të liga, të lakurista, je e lepur. E di qka zhut me thanë, sa ta janë në prit, kanë prehur dhëmët, do të mi shkërdhen vjalit, do të më hidhe në gryk, e do të mi qesin syt, i e i paftyr. Kanë zagar, pafar, gjahtar, zemrash, lavërtar, rënash. Gjithë shka themi, shkruajnë, do të ndërsejnë kundër nesh, kundër miqve tanë. Midis këtyre dy zjarëve gjallon veç një gremin e tërë pa fund, lyre me gjerë përin, zirë, ndash të i qafën në këtë shpatin. Poezia është fjale, fjala është njeri, e njeri u është dhimja. Kanët shpesh i kanë mështet për murë, herë me i përshty si dëshmi dhe nimesh, për ata që si deshen por kur si vram, erë si lavdi bukurisht të racës e poetve, shkoj me vim,
por fjalet mbetën shtatore të turbit a flihimit ton. Shpesh na humbin emrat e kangët kthehen në kopila zemrash. Gjithmonë gjendet dikush me i rrit, me i ngi, me u dhën shtëpi, veç e veç askush s'u del për Zot. Të gjithë bashk e pranojmë mëkatin si në lojën e fatit, e kjo është mirënjohje e shpallur. Boll edhe kaq. Faleminderit. Përpiqem të mosh mendjen shpirtit. S'ka letër, s'ka pen, s'ka bojë. Ka dhimbje, ka fjalë, jam unë, ma kthen ai nga dhimbtar. Do gjetu një rënd tjetër. Kjo nuk është koha ime. Unë nuk jam kurkund. Rreth me nuk ka njerëz. Ku gjendet gjithësia? Nuk po ja dëgjoj frymarrjen. S'ja kam bolë shpisit tim. Ai nuk gjallon. Do teja, po teja magjisë e krijimit gryen, kërcet e kërcet të dera e dhimjes, se shty do të më gjatë. Ngrihem, hap derën, urdhëroni, jam brenda veç pak i munduar. Ajo vë buzën në gaz, nis grindja. Edhe kësaj radhe me vë për para, nuk më ndan hurin, zjerë fletën e barë. Rob, në shkruaj kapitullimin, soj poeti, s'ka gajle qka blua në kohë, bara e vrame është deka e të Zotë. Fjalet e kanë fajnë, ato në zirin të fshetën, nuk mbajnë gjë në barë. Fjalet, se mbajnë fjalet, mos u dëshpro, ka një rrugdalje, hum lojen e jo gojen, si hi e futu në për fjalet e mbaro haptije, do në gjitësh veç lartë, goja mjaltë, gjela me kryp e krypa me kararë, po fjete me pleshta qohesh me qenë. Ndaq që fjalet të mbeten pa fjalë, a ke frikë se do të plasësh nga mosthënja, atëherë folësh me gishta. Ta zemë se një mace e fëllici shtëpinë, e ti qëllove aty krejt pahiri, e se cili nga bujqit shanë shokun ka e bën fajtor për erë në rënë. Ti di gjithë shka e nuk fletë, pas pak sytë gullën dhe ti, skuqesh të mbulojnë djerës të ftohta, sa po kishe vendosur mos me hapë gojë, mos me pa, ja kërma, ta nxjerrin për jashta, thonë. Macja po nduk mish të dhome e gatimit. Ti do fytyrën, rrotullon gjuhën, lype lype fjallën, kujdes se mos thua që macja është e Zotit të shtëpis. Kujdes se mos thua që macja i ka sytë që të zonjës të shtëpis. Kujdes se mos thua që macja tani po mbush mullën e vetë me mish, kujdes se mos nuk thua se kjo ka ndodhur më përpara në shtëpi të tjera, kujdes se mos nuk thua se gjërat të tjera më të ndyra ndodhin atje, kujdes se nuk kujdes se mos nuk thua se ky lloj maçesh nuk e mban frymën gjallë me mi, kujdes se mos vërtet e të dëgjon macja, shumë mirë ti e brenda, kujdes. Po më tirës ku gani më zonë, thua jam unë macja, për ndryshe kam nëndë shpirtra. Nuk ta mban, adherë zilë fjallën, le shopi s'kamen, le shkoj me vinë, fjallet mbeten, edhe si më katë, edhe si fli, jetoj. Mendoj, mëtoj, ku vendoj, në një kohë hormor, në një vend pa vend,
ku fjalët të vjedhin nga goja si që përdajnë bedurinat lypsat me shtridore ditën tjetër, i duan për fjalime me lan me bar gazetat, ku fjalët të rëmbejnë se duan të vdesin poetet, jo se këndojnë, jo se këndojnë, po vedhem se din me dhim, e lëshojnë gjam dhe u aqarin dasmat kopukve, koltukve, ku fjalët i qin, ku fjalët i qin, ti kthejnë në leqe për miqt, anipse me të madhe shpadhin, janë të shejta, kur nuk kanë pjedu në shtrat me djallin, për hirë të këngës, as i herë, sua hoqëm dhe mbalet. Kam hypur në fjalë, e fort mbahem pas jeles së kohës sime, vedja më ngjan bashkë si lajmëtar, nuk jam korbi lyr me të bardhë, e s'më ndjellin dot coftinat, ditën e mbarë e shoh, edhe këtë betej terra dritë, kur t'u kallëzoj gjerprin, ruani qerdhet e zogjve, kur t'u kallëzoj plagët, thyni shtikat më prenim paqen, kur t'u kallëzoj të uriturit, mbilni arat, kur t'u kallëzoj lypësat, këqyri zemrat me tu më katin, kur t'u kallëzoj të marët, qitni barmorash, i ndani veç e veç, jepuni të hanë, kur t'u kallëzoj të diturit, mos i ndishni me gurë, haroni i natin, kur t'u kallëzoj shtrigat, ndizni dritat, futni në gjifë mijet, kur këndojnë idhëshëm poetet, zini pritat, se zëvonojnë për bindësat. Mua më gjeni pranë gjakut, gërmuq me duar në hi, trup e shpirt mbuluar me zhele, që pupuriti me gjetë gaca, dua të ftohtit me i dalë flaka, heshtjen me nxerë për jashta, për ndryshe kam në amarë në qafë për ala, dëgjoma një zërin, nuk jam qyqe. Një plakë, djetë herëshe vurë dhe mbalë, gjithi kanën, u martuë me të nipin, po i tundë vithet, dhe në përparejave të veta, do të shpalët e bukur e dheut, do pleqë, janë rallua radhave, i kanë lëngë të shpirt, kokrat e tyre u duen për gradat e Paris, por veç një njësyre shkafat, a i di si këthet lulla në pëthore. Laduhanin e popi pështet, është bërë tap e mua me thonë mos pira ki, unë hag gota, a i thuen zemra, unë buri keq, a i kajm qef për marë, rinia prap në këmë pa vendë, më shumë dërinit, të pa mundurit, o Zot, i jemi në kondon, apo kemi hypur në urban tre lekesh. Koha në vendin tim rëzohu e qohu, prap në vend, nuk ullon gjak, që dhinje, unë shkruaj. Në vjen keq për baban tim, ishte bujk e mbet se mbet i varhër, ish kreti, nuk u bo zëngjin se do të më kishte mbuluar turpi, po den hëna me zorë, janë shtuar shumë të leurat, e me zi dhe gjën gjemët, do dhe pak të mbaroj shëbimin, ullet me përtes në sofën e qilit dhe shënon. Nuk u vërë ndo një gjë pas akon. Breshkat kanë nisë në ushkri me shëtit. Fëmijet po dridhe nga të ftohtit. Në kërnet kur kush se vodhi moçani. Pati mjaftë mredhje. Do të mirë ende po kërkojnë maleve qinë gjatë humbur. Unë së them do të sa ta krejt lakuriq po bëjnë orgji me do dashnor karikës, po ti
kalzoju qi hëngri ujku, qeshit u pëqen veç kan krimba të fala hana. Edhe unë ja kërcas këngës, poetët janë të qmendur, kur të vinë në vete, ka me lujt mënsh boda me vdek fjala. Faleminderit. Thank you. Grazie. Grazie, Uc. Faleminderit. Ma Uc, oltre a insegnare, e anche qui abbiamo molti traduttori, Uc ha tradotto quasi tutto quello che c'è da tradurre di autori inglesi e autori di lingua inglese, classici e moderni, effettivamente. Poi c'è Anna Maria Curci che ha tradotto grandi libri dal tedesco che lei insegna, e effettivamente una. E poi c'è Balbone che ha tradotto molti italiani in lingua albanese, quindi è una cosa, un incrocio di persone molto belle. Allora, adesso c'è Luciana Argentino, la nostra Luciana. Luciana, dove siete? Abbiamo per attivare il video. Ieri nascosta. Sì, ma no, non riesco a perché non mi fa riattivare il video ora. Aspetta. Sì, allora, mentre riattivi Sara Capoccioni. Sara? Sì. Vai, vai. Provo a entrare con il... Provo a rientrare con il cellulare, eh? Sì, va bene. Intanto Sara, con le sue poesie che sono brevi, quindi... Salve a tutti. Buona serata. Buon incontro. Allora, leggo Maglietta Rossa. Io che non odo il tocco gelido dei morti, prenderò in braccio proprio te, con la tua maglietta rossa, a colare acqua salmastra sul mio petto d'acciaio. Tu non scomparirai poco a poco, resterai infantile effigie, viva di memoria in un mare di dispersi. Ti porterò al mattino negli asili dei bambini, ogni giorno un paese nuovo. Ti reggerò alto tra le braccia, piccola statua della libertà. Ne leggo altre due perché sono brevi, effettivamente. Queste sono nate in questi giorni perché c'era qualcosa che premeva per tutte. Un vento secco scuote imposte nelle case ancora calde dei corpi che le hanno in un'ora svuotate. Buffi di vapore e di ceneri abitano ora camere e cucine. Le madri coi bambini sono in fila per salire su una corriera, su un treno. Via, via, via! Si fanno proclami televisivi. Chi dichiara guerra parla solo per mentire. Ecco, la terza è rimasta dall'altra parte, casomai la leggo dopo Luciana. Grazie. E noi mi distrae il cellulare, scusatemi. Puoi andare avanti invece, Sara, scusami. No, dicevo che purtroppo per errore la terza è rimasta dall'altro lato, quindi posso leggerla dopo Luciana se non ci sono problemi. Va bene, va bene. Ok. Eccomi. Posso andare? Detto sì. Allora, io ho scelto, visto che insomma stiamo festeggiando, ecco, i poeti e la poesia, ho scelto due poesie, diciamo, in tema con la giornata mondiale della poesia. Sta dalla parte di quelli che usano le parole per cercarsi nel buio che rosicchia la luce, e ai quali accade a volte un di più di vita o una sottrazione, perché essi vivono nello squilibrio, scomposti, senza baricentro,
obliqui equilibristi dell'invisibile, senza consenso. Come i cani, segue la traccia chimica della realtà, annusa l'odore emotivo degli umani, la paura, la gioia, e ne fa traccia alfabetica sulla pagina. Scompagina il silenzio, lo attiva, perché nella parola sia parola trasparente, che lasci passare la luce, come fa la vita, a sorpresa, quando si materializza e appare improvvisa in un giovane cervo che dal bosco attraversa la strada e nel bosco di nuovo scompare. Ecco, grazie. Questo è il mio contributo. Grazie. Grazie. Allora, Sara, riprendiamo. Sara, il microfono. Sì, dicevo, non sono riuscita a ritrovare l'altro testo, mi è sfuggito, quindi oppure dopo, oppure pazienza, va bene. Anche così. Grazie per l'ascolto. Allora, Nora che ci legge anche una poesia in sardo, perché il sardo è una lingua a parte. Nora, dove sei? Sono qui. Pensavo che dovesse leggere ancora Luciana, o sbaglio io? Non lo so. Succede. Quindi leggo io ora. Allora, sì, partiamo da quella in sardo che ho portato per farvi sentire la sonorità. È dedicata ad una, è stata scritta per una persona che soffriva di Alzheimer e che ci ha lasciato a dicembre, signora Aurelio. Si intitola Podera Missa a mano. Passi Luisa Rugasa, arregolende arrogosu di arregordosu. Arrutusu zei, attrasse desistidusu garrontis pedrasa. Totu, pari di mudau, e non da regonosciu. Ti gasti, e prunoscio, su zetti un porum mio. Non ti gesci se ti dà papar di grotto. I mimi non saviri che mi asi sempre connotto. Non eri si nuda che ti indivari spanti. Non bisi che amaguanto. Od era messa a mano. E se ricordo su santa sperdi impressi e tutto, ma non vago da spramma su manco da sparessi. E questa era quella in sardo. Il secondo testo invece è Canto per il tempo del passaggio. I tuoi capelli li raccoglieranno gli uccelli per farne bambagia e intesserli nei loro nidi. La misericordiosa rugiada bacerà per me i petali delle tue palpebre addormentate, prima di tornare alla terra, prima di tornare al cielo. Granello di sabbia indistinta, memoria di rocce lontane, sarai accarezzato da nuove mani bambine e dal vento, saremo. La gratitudine per i tuoi passi accanto ai miei ti rassereni nel distacco e illumini il tuo passaggio, cullandoti in un canto. Si viaggerà leggeri in altre forme, tra sentieri di luce. È l'unico mistero che non ti potrò mai svelare. Ovunque saremo, permarrà l'amore del tempo trascorso insieme. Grazie. Allora, approfitta, abbiamo Matteo, Matteo Cavicini, che è un grande maestro di pianoforte, un grande, non insegnante. Buonasera a tutti.
Ciao Matteo. Ciao Vito, ciao Beppe, Nora, Valbona, Uca, Daniela, tutti, ciao. Cristina, Era. Ciao, bacione. Bello vedere. Poiché la connessione fa difetti, noi a questo punto, poi nel montaggio metterò uno dei bellissimi video che mi ha mandato con il pianoforte a coda. Dove sei, Matteo? Sono dopo nella registrazione, lo metteremo questo, sono in teatro perché domani sera ho uno spettacolo, per cui mi sono preso questo parentesi di pausa per salutarvi. E stasera purtroppo abbiamo prove, per cui a breve dovrò congedarmi per salire sul palco a fare queste prove. Domani sera abbiamo uno spettacolo per la giornata contro la violenza sulle donne, che si chiama Liberi di, Liberi da, e appunto ci sarà una kermesse di gruppi di danza, acrobatica, breakdance, hip hop, e io suonerò dei brani al pianoforte. E tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza per l'Ucraina e per l'associazione contro la violenza sulle donne. Quindi non puoi uscire dal camerino, andare nel pianoforte a coda e suonare, vero? Non puoi fare. Stanno provando. Questo piccolo breve intervento di Matteo, così ci capiscono anche gli altri. Sì, chi c'è? Ah, ok. No, Matteo is connecting from his theater because he's working on a show about violence against women, and he connected now just for salutation to us. But he can't play his piano now because they are trying the show. So when we put the registration inside this record, we will put the music of Matteo. And he want to say hi to every one of us. Benissimo. Allora, salutiamo Matteo. Ti ringrazio di questo
di questo saluto e passiamo a Marco Cinglese. Grazie a voi. Caro saluto a tutti. Grazie. Ciao Matteo. Grazie. Passiamo ad Anna Maria. E poi si prepara, dopo Anna Maria, si prepara Vladimir Martinovsky, dopo Anna Maria Cucci. Anna Maria, la nostra traduttrice dal tedesco, chissà se un giorno faremo un'antologia anche in tedesco. Chissà, ci proviamo. Sono tre brevi testi da una sezione di una raccolta inedita. Hanno, diciamo, in questo silenzio, solidarietà insieme al mito. Psiche. Sussurra la sua voce tra i nastri, scampati nudi alle quinte di bufera, folle d'amore per un'eco celata nel sogno di fondali inesistenti. Si immerge per lei che è inabissata, chi esplora le anse e i fondi del volere, brama coatta, deriva di corrente, e recupera il filo e la parola. Chane. Di natura imperfetta e sete immensa, è l'essenza di scorrere e cercare nell'intralcio di lacci e cesure, di paratie ferrigne arrugginite, fonte azzurra di pianto e condanna, e sosta e ripartenza di papiri, fiumi di metamorfosi disciolte, vicenda di addensare e rifluire. Note e dimesso. Boccheggiando, scoperti, partiste preferendo il giro largo. Qualcuno mormorava: sono i netti mascherati da eroi del mare aperto. Noi altri misurammo quelle stanze, sempre le stesse, eppure sempre altre, una navigazione sotto traccia, fitto il manto di stelle dell'attesa. Smarrite e ricongiunte, racconteranno le rotte dell'eloquio da muro a muro e gli schiaffi sull'acqua di tutte le odissee, note e dimesse. Grazie. Grazie, grazie. Adesso Vladimir e proprio Vladimir. Grazie, Vito, glielo dici, sì. Vladimir. Buonasera. Ciao. Ciao. Just a moment to see the... Yes, when you are ready, you can read. Yes. Okay, I will start with the first poem. Maratonska pesma. Ги претрчавме сите ледини, и ливадите со лаванда и лалиња, но и минските полиња. По пат некои налетаа на мина и летаа до звездите, а други пак направија букети цвеќе за своите сакани. Ги претрчавме и сите градови, и бескрајните славни булевари, и мемливите ќорсокаци. Некои ги метеа сокаците со денови, а други правеа паузи во рестораните од хотелите со 1001 звезда. Ги претрчавме и сите планини, со сесартовите и терените за скијање. Некои до полноќ туркаа карпи на Нагорнина, а други дури и ноќе скијаа слалом меѓу камчињата и вештачкиот снег. Ги претрчавме и парковите, и оние со дрвореди, и оние со скршени клупи. Некои се распослаа на својот раскошен појадок во трева, а други се уште се прашуваат како не можат да најдат дури ни скршена клупа, а затоа се уште трчаат. Now the second song, the second poem, Biathlon. Yeah. Тој куршум толку долго подготвуван од парче тешка руда до зрно луто. Матеа Матевски. Снег и истрел. И пак истрел. И пак
sneg. Kurshum vrs sneg. Sneg vrs kurshum. Trčanje vo sneg među kuršumi. Trčanje dodeka palja sneg. Trčanje dodeka fučat kuršumi. I neizbežen pad. Долгото трчање меѓу снегот од лути зрна. Некој паѓа од замор, некој со празна пушка, некој од тежината на снегот, а некој од леснотијата со која некој друг испукал куршум. Грација. Grazie a te, Vladimir. E Vito, per favore, puoi dire in inglese a Vladimir di inviare due poesie anche in greco, perché gliele posso tradurre io dal greco. Ah, pensavo che dicevi a me di dirglielo in greco. Sì, che le può mandare anche in greco, che è la sua lingua, così mettiamo gli originali di ognuno, contro la guerra. Ok. Vladimir, when you want you can send us two poems against the war. Yes. Because we are preparing an anthology. You can send it in your language, in your original language, Greek, if you want. Macedonian. Yes, oh, Macedonian, or, yeah. And in English. So we will translate also in Italian. Okay. Thank you very much. Grazie. Thank you. Era se dico cazzate dimmelo. No, ma le mandi in Macedonia. Capito bene? Sì, le manda. In macedone o in greco? Perché le manda macedone. In macedone. Macedone non so cos'è. Macedone, cioè la lingua della Macedonia del nord. Ma che? Albanese? No. Lo manda anche, gli ho chiesto di mandarle anche in inglese. Sì, è simile a quella della Romania, credo, della Bulgaria, cioè. Le lingue slovacche? Va bene, se le manda in inglese e in macedone, noi mettiamo in macedone e poi traduciamo dall'inglese. Va benissimo. A questo punto mi pare che c'è Daniela Dante, la nostra lettrice in genere, che stavolta fa solo la poetessa. Daniela. Va bene. Allora, io ne leggo tre, perché una è proprio brevissima, che è presa da Il posto migliore. E io ho scelto il tema della solitudine visto che era quello. Rondini. Sono orfana, così piena di solitudini celesti che quasi trabocco. Anche stamani il canto delle rondini ha fatto il nido sulla mia spalla. Brevissima. L'altra si chiama Noi. Lasciamo il brunito delle cose alle spalle, in quest'aria ferma, nel cielo latte e caglio, che porta soltanto malinconia. Lasciamo indietro, agli svolti dei vicoli, le voci che rischiarano. Stiamo bene al buio, a lancette inceppate. Ai polsi le catene inchiodano i pensieri a ieri. Ancora le parole stavano lì, abbarbicate come ombre alle cose. A ieri, quando ancora i nostri nomi eravamo noi. E la terza è dedicata a mio fratello e si intitola Sei tu. L'aria dal letto alla finestra è ferma. Il calore si condensa sulle cose, sulle tue gambe nude. E sulla fronte accarezzo i capelli ancora morbidi, il corpo, gambe come albero scarno, legnoso. Chi sono? Chiedo. Sai chi sono? Sei tu, rispondi con un sorriso ironico. Chissà da dove arriva l'ironia. Bocciolo nella mente mentre il pensiero svanisce. Sei tu, dici. Ma io chi sono più di fronte a te? Depositi un sorriso incerto dentro i miei occhi dopo tanta assenza.
La mano ruota e ruota il braccio di una bambola, la tua nuova bambina, per te, tornato bambino. Sposto l'aria con un ventaglio, nulla si muove. Un filo d'urina, colore della luna, ai lati del letto. A fatica sollevo il corpo, un gesto di cura, che è anche un saluto. Grazie, Daniele. Adesso c'è Vito. Vito, controllino i blocchi. Vito, it's your turn. Crollino i blocchi. Crollino i blocchi, l'Oriente e l'Occidente, di qua e di là dal muro. Crolli anche ogni altro muro. Crollino borse, monete, banche, tassi e fabbricanti d'armi e fatturati e scambi commerciali, PIL, bandiere, diamanti, governi, campidogli e cene. Crollino i voli, le valigette nere dei bottoni e le menzogne a reti unificate, le limousine ed i gemelli ai polsi, il nome del denaro, le bave del potere, i giorni del benessere sui resti di chi ha fame, le interminate code dell'iPhone e le corsie dell'oncologico infantile. Crollino eserciti, mitra automatici e armi intelligenti e i cazzi duri sotto le divise, i progetti intoccabili delle seconde possibilità dietro le sbarre, pianerottoli di divani e tane, sorrisi plastici col telecomando, gabbie di zoo al cambio di canale. Crolli anche la poesia, ogni singolo verso allucinato che stende veli zuccherini su urla e pozze di sangue. Crolli l'ombra del mondo e il mondo stesso, l'automa, l'angelo e la caricatura, spalle d'acciaio, gambe di marzapane. Crolli anche il cielo con tutti i suoi abitanti e l'universo intero con tutte le sue stelle, di fronte ad un bambino appena nato in un'incubatrice di speranza e alla finestra, a muso duro, un missile che fischia. Clic. La seconda. Grazie. La mia solitudine. La mia solitudine. Profuma di pioggia la mia solitudine e di libertà d'acqua sulle labbra. Odora d'erba fresca nella notte, sa di mani bagnate e spalancate, di sguardi temerari fin dove Dio abdicò. E fuma sigari di pietra la mia solitudine, passeggiando dove gli altri hanno creduto d'aver vissuto ancora un po' come si deve. Sa di terra e di limone, di lame calde nel torrone, di indefesse speranze indecifrate e di liberazione. Profuma di incensi di corte la mia solitudine, è come una regina, senza sudditi, urla in una sala vuota e resta a consolarsi della eco. Bene, grazie Vito. Grazie. Allora, Valbona. Valbona, attiva l'audio. Eccola qua. Attivato. Leggo una poesia che si intitola Il nome di un angelo. La tua bambola non era un angelo, era di pezza. Per giocare strappavi brandelli dal tuo animo a pezzi e la vestivi. Anche tu eri vestita di stracci, fissata a una corda di disperazione, ti lanciavi giù e con le mani laceravi le tasche dell'anima e ti calavi dentro.
cercavi tessuti di memoria primordiale per rivestire il caos in forme dei tuoi vacillanti pensieri e animare la tua bambola ombrosa che stava sempre sotto la tua ombra. Bambola della tua bambola spenta, caparvia, seduta su un rivolire immane, all'angolo del tormento un angelo planava, ma tu non giravi la testa, tu planavi mesta con ali nere di ombra. Farfalle notturne ti offrivano da bere il buio avvelenato della confusione iniziale. Dal fondo del buio totale chiedevi alla tua bambola un po' di luce dai tuoi balenanti pensieri, e mai sapevi che intorno a te giravano angeli veri. Molto amaro quel dolore che amavi, sei per te in tutti tu dolore che sprofondi e tieni in ostaggio animi e corpi, e in ognuno insisti ad amare te, finché un giorno una bambola prese un'anima e un angelo il suo nome. L'altra Valdone. Via di un urlo. Ci sono pietre ancestrali tracciate da venature nel letto di un fiume, con interiorità musicali e suoni vivi in sintonia con la sua veemenza. Si lamentano ogni qualvolta l'impeto dell'acqua le rovescia e le scaglia con forza sotto i piedi della gente, come un ricordo di una lesione remota, impressa alla roccia da rivoli di una cascata di astia, per farle riempire le vene e tramandarle un dolore ancora non scontato. Secondo la parabola, seguiranno la rotta di un riscatto di retaggi ignoti, stese sulle orme di ferite di un'intera vita. Si lanceranno per costruire un sentiero in salita verso la cascata. Ogni passo umano che vi si poserà sentirà la loro voce, orchestra antica che fenderà l'aria urlando perdono, perdono. Penso di aver finito. Scusate. Allora Cristina, tocca a te che concludi questa prima parte della giornata mondiale della poesia. Poi se Sara ha recuperato l'altra poesia la leggerà Sara. Allora eccomi e grazie per questo incontro innanzitutto. Allora leggo tre poesie, sono tutte molto brevi. E la prima si intitola Buio, e diciamo così che è un po' come mi sento adesso. Lo spazio buio immaginato è il cuore di Amleto che non sceglie. Nell'ossario delle frasi avanzare di un passo, ogni volta, di un passo. La seconda si intitola La sorte oltre, anche questa è molto breve. E la prendo subito. Eccola. Veste lacerata. Taglio, sfregio, orlo, lembo da ricucire, rete che afferra la sorte, che nega l'oblio, crepa della voce, varco di preghiera. E finisco con un'altra che si intitola Inessenziale,
è qui. Accosta la sedia al muro. Sarà l'impianto del pensiero a sorreggere il dolore. Siedi senza interrogare aruspici di linee. Resta nell'inessenziale, nell'essenza del dono. E il buio ti trova nell'abbraccio sognato. Grazie. Ma spero di vederti e di rivederti sorridere. Grazie. Grazie. Allora, se Sara ha recuperato la poesia. Sì, l'ho recuperata, ma mi riesce difficile a gestire il computer, quindi va bene. Due vanno bene comunque. Grazie. Allora, ragazzi, abbiamo finito. Qualcuno non è entrato. Allora, Vito è pronto, Vito? Sì, ci sono. Ricordiamo a tutti di mandare senza ulteriore sollecito né mail, che tanto appunto non leggono tutti, di mandare due poesie per un'antologia che con anche il sostegno di Marco Cinque, di Alfredo e di tanti altri poeti del mondo faremo contro la guerra. La pubblicheremo con Amazon e sarà quindi possibile recuperarla. Se lo vuoi dire in inglese. Era dillo tu. Lo puoi ripetere? Stavo parlando un po' con mia sorella. Faremo un'antologia contro la guerra, a cui collaboreremo noi tutti, recupereremo il testo Signor No di Marco Cinque e aggiungeremo anche altri poeti che collaborerà Alfredo a selezionare. Tutti dobbiamo inviare due poesie contro la guerra in lingua originale e se, come nel caso di Vladimir, chiaramente una lingua ingestibile, anche in inglese, poi saranno tradotte in due o tre lingue a seconda di come impagineremo il testo. Ok, we are going to anthology, we are going to prepare it in collaboration with all of us. It will be, the poems will be against the war and they will be published in native languages and also we will try to translate them in English as well. Ecco, poi l'altra cosa era, ricordiamo a tutti che domenica alle ore 18:30 condividerò questo video, quindi... Ok, ecco. This video will be published... on domenica. Sunday at 16:30. 6:30, cioè 6:30? Sì, PM, sì. Okay. Sì. 6:30. So che stai dormendo perché lavori troppo. Devo ancora... Normalmente quando tu... Sto lavorando con un libro ora. Normalmente quando tu la sera mi saluti io già dormo da 2-3 ore. Quindi infatti ti rispondo l'indomani. Ok. Io, malgrado il tempo, questi tempi sono tristi. Ricordiamoci che ci sono 50 guerre in corso, soprattutto la tragedia dello Yemen e del Darfur, di cui nessuno parla. Ma questa volta la sentiamo come quella in ex Yugoslavia, la sentiamo forse più forte. Perché hanno lo stesso giubbotto, la stessa marca di cellulari, sono alti e belli come noi. L'unico territorio che può essere occupato sappiamo che è quello della Palestina. E quindi con questa triste riflessione, ma con un sorriso, vi abbraccio tutti quanti. Grazie Vito, se vuoi queste poche parole tradurle per salutarci tutti. È arrivato Marco. Ha fatto in tempo, altrimenti doveva mandarmi la registrazione. Scusami Marco, perché ti vedo in questo momento. Marco. Ciao Marco. Ciao Marco. Ciao a tutti. Finito adesso la terapia. Ecco, abbiamo citato più volte a proposito di signor... Per danni. Infatti questa puntata era veramente corta,
non mi richiedeva 12 ore di lavoro, ma 6. Quindi Marco 5, a te le tue due poesie, che sono Sognando l'onda e Mare Nostrum. Parlerai appunto di questo argomento. Bene. Allora vado. Vadi. Sognando l'onda, metafora sul declino dell'umano. Come ti senti fuori luogo, mentre si discute sui massimi livelli, quando quelli minimi sono abusati, traditi, quando viene calpestato l'ascolto più umile e ignorati i limiti di una comprensione semplice. Come si fa difficile sostenere sguardi che non siano già altrove, mentre aspetti una voce che non venga per ferire, che non abbia bisogno di essere tradotta per offrirti il suo seme. Come diventa strano avvicinare le dita per provare ancora a toccarsi e invece sentirsi così lontani da quelli che siamo diventati, così estranei dal tempo che ci ha visto crescere, così diversi dalle promesse dei fiori che ci siamo offerti. Come sono feroci le parole quando non hai niente da dire, nemmeno al tuo silenzio, quando il buio non è più una pausa alla luce, ma diventa tutta la tua vita. E resti lì seduto ad aspettare che qualcosa si trasformi, che qualcuno ti chiami, che un sussulto ti svegli. Come sono amari i giorni in piedi dietro la porta che non hai più il coraggio di aprire per andare a cercare la tua ombra che t'ha lasciato solo o che tu hai mandato via da quando ti sei rinchiuso per difenderti dalle offese. Come sono roventi le lacrime che scendono a dissetare i solchi profondi della tua resa mentre scrivi un testamento su un foglio ormai morto che non sai più nemmeno a chi poter lasciare, preso nella risacca del fallimento, sognando per l'ultima volta l'onda che non arriverà. Grazie Marco. Mare Nostrum. Mare Nostrum. Sono praticamente tutte e due liquide, dall'onda al mare. Se potessi avere memoria, il mare e le sue onde mediterranee ricordassero questi occhi incontratisi da ogni sua sponda. Se ogni passaporto finalmente bruciasse. E le luci delle nostre identità risorgessero ogni giorno, scritte soltanto in ciò che siamo e che facciamo. Se dopo aver seminato buoni propositi, questi continuassero a germogliare nei nostri piccoli ma rivoluzionari gesti quotidiani. Se il premio fosse vincere la sconfitta, per renderla consapevole di sé fino alla nudità della radice, permettendo nuove ipotesi di crescita. Se Dio diventasse donna e tutti gli uomini finalmente la piantassero di sentirsi Dio. Se la quota esatta della bellezza si raggiungesse sulla sua stessa indefinibilità. Se non passassimo metà del tempo a desiderare e l'altra metà a rimpiangere, poiché qualunque cosa si abbia poi non sarebbe mai abbastanza. Se capissimo che il sangue preteso dalla giustizia è rosso come quello sparso dall'ingiustizia. Se accettassimo di riconoscere il nemico che ci abita e che imputiamo all'altro, cercando ancora una pace che sia pace da tutte le prospettive. Se l'uguaglianza vivesse nel rispetto del diverso e non nella tirannia degli uguali. Se l'ultimo dei moicani fosse sempre il primo dei nostri pensieri. Se sapessimo tradurre questi sé in tanti sogni viventi, allora forse ogni goccia di questo nostro mare ci ricorderà come un passaggio di sole, ci ricorderà come il cielo che ha pianto tutto il giorno, ci ricorderà come i fiori, i libri, gli arrivederci, ci ricorderà come questo viaggio che ci riporta indietro, ci ricorderà e ci ritroverà figli della stessa casa, della stessa terra, dello stesso mare, e ancora ci ricorderà, ci ricorderà, ci ricorderà.
Grazie Marco. Allora, un abbraccio a tutti, potete attivare il microfono per salutarci. E... Grazie. 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 Grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti. Grazie. 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 Bel sorriso di Anna Maria. Grazie. Ciao a tutti. Ciao. Che belle poesie. Ciao. Bello Marco che ci fossi. Grazie Beppe. Anna Maria fa una enorme attività in una libreria, con i blog, sono terribili, sono peggio di me, guarda, sono due, mi sembrano 600. Brave, 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 davvero, ce n'è bisogno di questo, anche se io purtroppo cammino male ed è molto lontano, non ho nessuno che mi accompagni, ma vi incontrerei volentieri, ma chissà. Speriamo, ora che tempo. Dobbiamo organizzarci, dai. Tanto in libreria sicuramente anche da me, perché quando potremmo riprendere, che è abbastanza grande, faremo un incontro con questi romani. Vi abbraccio tutti, grazie. Ciao, ciao, un abbraccio a tutti. Ciao, ciao. Buonasera a tutti. Ciao. A tutti. Ciao. Grazie. A domani. Ciao. A domani. Concludo con una nota triste, che questa volta nessun cane ha abbaiato. Quindi... Dice per il mio è una buona cane. Cosa? Ciao a tutti. È un bene che non abbia abbaiato nessun cane o un male? E, dai punti di vista, vedi? Ma ciao. Sì, un cane che abbaia non morde. Noi continuiamo subito a lavorare ai libri. Un bacio. Un bacio, ciao. Grazie a tutti, un abbraccio a tutti. Ciao.